Grazie. Onorevole Cimbra, facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Sì, grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario. In realtà mi sarei aspettata la presenza della Vice Ministra Bellanova, comunque ringrazio il sottosegretario agli interni per aver, diciamo, relazionato rispetto a questa importante azienda che appunto sita a nord di Milano. Credo che sia importante da parte delle istituzioni tutte continuare a mantenere alta l'attenzione rispetto a quanto sta avvenendo, perché noi crediamo e riteniamo che aziende di questo calibro, importanti anche per la tutela dei lavoratori che appunto vi operano, debba essere, come dire, sostenuta da tutti i livelli istituzionali, quindi un impegno e un grazie ancora alla sindaca di Sesto, Monica Chittò, che sta monitorando questa situazione ormai da diversi anni, un ringraziamento anche al Ministero dello Sviluppo Economico che ha sicuramente dimostrato grande apertura rispetto ai tavoli istituzionali che fino ad oggi sono stati fatti, però appunto noi chiediamo che davvero si giunga il prima possibile a una risoluzione perché ormai dal 2014 ad oggi sono passati tanti anni e noi abbiamo bisogno di avere delle certezze rispetto al futuro di questa azienda. Per cui buon lavoro a tutti. Grazie. La ringrazio, onorevole Cimbro.